Angela, quello che ha detto il sindaco, se non adesso magari fare qualche intervento sulle, alcune foto che abbiamo portato. Abbiamo portato anche dei video che non saranno di qualità, con dei video girati proprio uno durante l'evento, uno un attimo prima e uno successivo. Adesso non so come saranno messi, vediamo. Ecco questo. Non so se si vede. Questa è una fase che non è proprio l'evento più... ed è anche marginale rispetto all'evento dove è scesa la frana maggiore. Questa è una stradina a lato, era proprio il deflusso... Sì. È vicino alla diga, quindi è nella parte proprio marginale di quello che è stato la parte invasa. Qui si vede, passano giù dei tronchi, passano giù dei sassi, poi ci gira, si vedono due macchine che erano su in cima, sono state le due G portate giù sotto, ecco le si rivede, si vedono, e sono state trasportate giù. Ce ne sono, ce n'è un altro che poi dovrebbe guardare, questo più che altro è una condizione in cui si sente più che altro il temporale e si vede poco qui, nel video del fuoco qui eravamo in fondo, si sente il rumore dell'acqua, quindi quello che era in quel momento, l'intensità, fatto molto lontano, questo non rende molto l'idea, forse quello che vedremo ora, una situazione buio completo, dover intervenire, e anche le persone che scappavano non avevano... Questo è già il mattino. Qui è l'elicottero che interviene per trasportare dei sanitari su un edificio dove c'era una signora che non si sentiva molto bene e quindi sono venuti giù. Questi sono degli edifici. Qui già si comincia a vedere, siamo su a metà, circa questo è un edificio posizionato più o meno a metà di quella che è stata la frana. L'unico punto dove è rimasto un po' di prato, protetto dalle murature dell'edificio. Non abbiamo altri come video, abbiamo una certa documentazione fotografica, abbiamo estrapolato solo alcune foto perché ce ne sono tantissime. Volevo forse aggiungere una cosa a quello che prima ha detto il sindaco: nel momento in cui è finita la prima fase d'emergenza e quindi si è cominciato ad operare pensando a far rientrare la popolazione all'interno degli edifici. Quella è stata una fase che ha coinvolto, a parte, come diceva il sindaco, tutti gli organi preposti alla sicurezza, anche l'organizzazione che si è dovuta fare per, uno, verificare staticamente gli edifici, quindi è stato incaricato un ingegnere che ha eseguito delle verifiche edificio per edificio, facendo delle visite e tutto quello che serviva. Si è dovuto intervenire su ogni edificio con una ditta incaricata, diciamo dall'amministrazione, e sono stati sostituiti per esempio tutti i salvavita di tutte le case. Cioè, non avendo noi
capito se dentro, siccome molte case sono state riempite di fango, quindi non si riusciva a capire bene cosa era successo, quindi si è fatta una scelta, come l'amministrazione ci ha detto, non corriamo rischi, non lasciamo in mano al privato che si faccia le sue cose, interveniamo noi. Siamo intervenuti e abbiamo sostituito tutte queste cose. Stessa cosa sull'acqua potabile, si è intervenuti sostituendo intere tratte per non correre il rischio di inquinamento, perché l'altro problema era di non avere inquinamento nell'acqua, quindi dover continuamente analizzarla e garantire la potabilità, perché all'interno, cioè, quando le persone vengono rimesse nell'edificio, si è dovuto verificare questo. Il metano è già stato verificato e si è intervenuti anche liberando inizialmente, dopo li abbiamo tutti rifatti sotto servizi, ma comunque con delle ditte specializzate, abbiamo riaspirato tutte le tubature, quindi sia di bianco che di nero, per consentire comunque che queste funzionassero al sufficiente per poter ritornare dentro a queste persone. Questa è stata una fase che ha visto più ditte, e quindi interventi di ditte esterne che sono state coordinate e si sono portate dentro. L'altra cosa è che, come diceva il sindaco, c'è stato un grande controllo su chi entrava e usciva. Noi abbiamo dovuto sbarrare gli accessi a quell'area e sulla zona di ingresso principale, che era posto all'inizio del paese di Campolongo, vi era un nucleo dei vigili del fuoco che autorizzava ad entrare, contava le persone, chi usciva doveva dire guarda che sono uscito, perché doveva comunque sempre essere garantita che si sapeva quanti erano dentro e quanti ne tornavano fuori la sera. E una cosa che voglio aggiungere è che con i vigili del fuoco e con i carabinieri che ci hanno assistito, i carabinieri, polizia e vigili urbani e anche del fuoco, anche sui percorsi preferenziali per i camion, perché diciamo, eravamo per agosto, quindi le strade provinciali piene, si sono dislocati lungo le strade per consentire il flusso di camion e sono state organizzate anche con delle fotoelettriche, quindi la sorveglianza notturna per andare a non consentire che ci siano gli sciacalli che girano all'interno dell'area, perché sopra arrivava il bosco, sotto c'erano queste zone comunque raggiungibili, quindi abbiamo dovuto organizzare anche quel tipo di attività. Era solo due cose in più da aggiungere. E possiamo vedere alcune foto. Allora, questo è il paese di Campolongo visto da lontano. La zona interessata è questa. Questa è una zona di edifici che sono sorti alcuni negli anni 60, ma la maggior parte negli anni 70. E tutti edifici sotto un profilo urbanistico ed edilizio autorizzati, quindi non sorti in zone dove non si poteva edificare o cose di questo genere. Quindi questo evento che noi adesso andiamo a vedere è un evento che non era minimamente pensato. Pur essendo questo un conoide, non era memoria, se non nella rovina del 66 con un po' di movimento di sassi che erano andati sui prati e basta, sostanzialmente, non vi era memoria, quindi anche sotto un profilo pianificatorio nessuno aveva mai pensato che quell'area fosse poi potesse essere così pericolosa. Ecco, queste sono la prima immagine, qui è dove dicevo si è posizionato il primo punto dei vigili del fuoco per il controllo. Questa è una foto che sarà verso le 6:30 della mattina, quindi era già un po' avanti. Noi vediamo lì, qui c'è una camionetta dei vigili del fuoco. Questa era spostata dietro questo edificio, è stata trascinata dal fango, è stata portata in questa posizione e qui è stata schiacciata verso questo tiglio e ha avuto parecchi danni. Questo camion ha un carrellone. È quel camion che ha portato la ruspa di quel ragazzo che stava in cima, Prada Stefano, che poi vediamo anche una foto, e questo è stato spostato di circa 40 metri, cioè è stato sollevato ed è stato spostato. Questa è una vista dall'alto di quello che è stata la parte sostanzialmente coinvolta. Questa è la parte della Molinara, quindi questi sono gli edifici più alti. Quello che noi abbiamo visto prima, quel scorrere, è in questa zona qui, quindi nella zona proprio marginale. La zona centrale, che è stata questa, non abbiamo documentazione di cosa è successo in quel momento.
Questa è tutta l'altra parte che poi è andata verso il lago di Saraia, perché i limiti di questo evento sono arrivati al lago di Saraia. La piscicoltura del lago di Saraia è stata completamente coperta dai limiti di questa frana, quindi è stata molto ma molto lunga, circa un chilometro. Ecco qui, qui abbiamo alcune immagini, questa è l'evacuazione di una persona che era in questo edificio, una delle ultime che sono state evacuate, che era a letto, quindi sono intervenuti con le barelle. Questa è una foto della zona d'ingresso dove qui si è cominciati ad andare dentro e capire un po' come si poteva operare. Questa è una simile a prima e qui si vede tutto quello che è il materiale. Poi vedremo, questo era un manufatto che è stato sostanzialmente demolito, è stato asportato dalla frana. Poi vedremo che qui il materiale è stato fermato da questo edificio e qui ha raggiunto un'altezza che era di circa 3 metri. Qui sono sempre foto relative a... Ecco qui sono delle foto dentro nella frana. Questo è un edificio in alto, uno dei più in alto. Questo è l'edificio che era in costruzione e quindi aveva dei ponteggi esterni. Questa è la pianta. Ecco, qui vediamo l'altezza del materiale rispetto al piano strada, quanto era. Qui, sono delle fasi di asporto del materiale. Questa è una macchina. Questa era... questa è la macchina e qui abbiamo le prime foto di quelle che sono le fasi di pulizia. Questa era una moto. Qui abbiamo iniziato ad asportare il materiale, si comincia a vedere quello che era il terreno naturale sotto. Questo è un edificio, è stato svuotato. Questa è la parte bassa verso il lago di Saraia. Ci sono sempre altre foto di quello che era dentro la frana quel giorno. Questi sono gli escavatori che sono intervenuti. Ecco, l'escavatore che dicevamo prima era in posizione come questo, è stato spostato di quei 20 passamenti. Questo è proprio il punto dove che c'era la cisterna. Qui sono altre foto. Ecco, qui si comincia a vedere un po' quello che erano le opere che sono rimaste sotto. Questa è la parte della discarica che si diceva prima, quindi i processori, gli escavatori che costruivano il tomo, i camion che portano via il legname, i vigili del fuoco che puliscono i camion. Questo è un edificio dentro, perché era rimasto. Questa è la Val Mulinara un mese dopo. Al Molinaro un mese dopo questa portata, adesso qui è dove è passata la frana. La Val Molinaro era così anche prima, aveva questa portata. Questo è quello che la frana ha aperto. Quindi è proprio portato via rocce. Questo è lo, prima correva l'altezza di questo, di questa erba. Eccola qui si vede, correva molto in alto, correva a livello di questa. Sì, in realtà il problema è stato che partita da cima alla montagna, l'acqua si è infilata sotto, ha creato questo cuscino, ha alzato tutto il materiale, come ha trovato la parte aperta, si è aperta tutta e quindi questo meccanismo classico. L'acqua si è andata via. Qui cominciano i primi ripristini. Questi sono i ripristini che sono stati progettualizzati e fatti, quindi tutto nuovo, delle murature, morenti giardini. Ecco, questa è la zona che poi la si vede là, questa è la Mulinara. Quelle foto che abbiamo visto sono state fatte in questa posizione. Questa posizione qui, questa è la griglia. Questa è una nuova situazione di quello che è il paese adesso. Grazie. C'è spazio per una domanda se c'è qualcuno che vuole fare una questione? Io ci sono stati danni strutturali?
danni a case oppure solo danni al contenuto? Danni interni, a case nessun danno strutturale. Naturalmente nessun danno. E i danni, diciamo, alla mobilia, così, sono stati indennizzati anche quelli? È stato tutto indennizzato casa per casa, periziata da parte degli uffici provinciali che hanno ricostruito. Sono intervenuti 10 ingegneri della protezione civile, servizio edilizia della parte pubblica, e hanno eseguito casa per casa un censimento di quello che era rimasto, di quello che era recuperabile, di quello che era irrecuperabile, con anche una valutazione. Hanno fatto poi delle stime, sono state notificate ai proprietari, lì si è iniziato, qualcuno ha accettato, qualcuno magari sembrava un po' poco, e sono andati in discussione, poi comunque hanno chiuso tutti i verbali e li hanno liquidati. 100%. Sì, a valutazione quasi. Ma è un regime straordinario? Sì. Questo è stato possibile solo per il fatto della dichiarazione del fatto della giunta provinciale. Diversamente non è possibile, dovresti avere la tua assicurazione. E in questo caso, invece, dichiarando lo stato di calamità, si è potuto fare anche questo. Solo perché era una frase giusta. Grazie, prego. Io, tanto poi per collegarci agli interventi che saranno dopo. Com'è stato il racconto da parte del mondo giornalistico di questo evento? Vi siete riconosciuti? È stato riportato secondo voi in maniera corretta? Com'è stato il rapporto con con la comunicazione? Devo dire, ovviamente c'erano tutti, oltre che le televisioni locali, anche quelle nazionali, in quel momento. Però estrema cortesia, estrema attenzione, no? Non è che hanno enfatizzato, aspettavano, cioè capivano anche loro nel momento della presenza, di non essere anche forse non disponibile, però devo dire che è stato riportato nei giorni correttamente. Sì. Non sono intervenuto. Sì, la magistratura che ha fatto l'indagine. Non c'è più spazio per le domande, ringrazio Ugo Grisenti, ringrazio Ivano Bella Piccola. E adesso invito qui il dottor